Allora, eccoci qua ragazzi, bentrovati a tutti quanti, spero stiate tutti bene. Allora, il lavoro di oggi è un lavoro che sicuramente vi piacerà. È il lavoro sulla memoria a breve termine, quindi lavoriamo un po' sulla coordinazione utilizzando un pochettino la memoria. Ma prima di iniziare ci posizioniamo bene, facciamo un lavoretto proprio di scioltezza delle articolazioni, ok? Dai, partiamo bene. Dal collo, con calma, usando bene il respiro, controllando le spalle, lasciamo flettere bene il capo lateralmente a destra e a sinistra. Ok, ora ruotiamo e andiamo a guardare bene a destra e a sinistra. Con la punta del naso disegniamo dei piccoli cerchiolini. E nell'altra direzione. Passiamo alle spalle, solleviamo e abbassiamo bene. Sollevo e fuori bene l'aria, eh? Avanti e dietro, chiudo e apro. Ecco il gatto che ci viene a trovare. E delle belle circonduzioni. E nell'altro senso. Pieghiamo leggermente le ginocchia, manteniamo le spalle basse e belle aperte, andiamo in flessione laterale da una parte e dall'altra. Fuori bene l'aria quando flettiamo, dentro quando riallunghiamo bene la colonna verso l'alto. Posizioniamo bene le braccia nella posizione della bilancia, stringiamo bene la nostra pancia e i nostri glutei e andiamo in torsione. Adesso la parte alta del busto rimane ferma, ci concentriamo sul bacino. Se siamo più comodi, teniamo le ginocchia leggermente piegate e andiamo in torsione, come se stessimo ballando il twist. E adesso una mano all'addome, una mano proprio sul codino, sul coccige, antiversione, lascio andare indietro e retroversione. Stringo bene la pancia a sedere, cerco di allungare la zona lombare. Rilasso e contraggo. Benissimo. Ok, i piedi ritornano belli paralleli. Controllo la posizione, spingo a salire il fianco. Ok? Porto in alto come a ballare la bachata. Ok, bene, bene, bene. Proseguiamo il nostro lavoro. Apriamo leggermente i piedi fuori e portiamo leggermente il ginocchio, senza spingere, ci stiamo semplicemente un po' scaldando le articolazioni. E adesso andiamo a incrociare. E i piedi diventano paralleli e andiamo in apertura. E piedi ritornano in apertura e continuo a gamba tesa. Ok, qualche calcetto nel sedere. Qualche
piccola seduta sulle ginocchia. Tacco punta. Esterno, interno. Abbiamo attivato un pochettino il corpo, adesso iniziamo il nostro lavoro. Quindi il gioco delle camicie e dei pantaloni, vi ricordate? Adesso faremo quattro movimenti che si chiameranno 1, 2, 3, 4 con gli arti superiori e quattro movimenti che si chiameranno 5, 6, 7, 8 con le gambe. Quindi dovete accendere il vostro computer e iniziare a memorizzare. Ok? Siamo pronti? Dai! Movimento 1, mani alle spalle, sollevo. Facciamolo un po' di volte, così. Ok, perfetto. Movimento numero 2. Sempre abbiamo detto con le braccia, il movimento numero 2 è rullo di tamburi, nuotataran. Perfetto. Movimento 3 è apertura. Perfetto, movimento 4 è remata. Ok, ci siamo, facciamo un ripassino veloce. Quindi movimento 1, movimento 2. Movimento 3, movimento 4. Ok, memorizziamo e teniamoli nella nostra cassettino della memoria. Adesso andiamo avanti, andiamo a far lavorare le nostre gambe, ok? Quindi iniziamo con il movimento numero 5. Movimento 5 è questo. Ginocchio che sale bene al petto. Ok, bene. Movimento 6. Punta. Movimento 7, calcio nel sedere. Movimento 8, apertura. Riepiloghiamo? Allora, 5, 6, 7 e 8. Ok? Adesso arriva la parte divertente.
Qui, qual è la parte divertente? Quella che i miei allievi adorano. Io dirò dei numeri e dovremo mettere insieme i due movimenti, quindi il movimento della parte delle braccia e il movimento che corrisponde alle gambe. Siete pronti? Io non lo faccio immediatamente, se no è troppo facile. Quindi voi sforzatevi. Allora, dunque, mettiamo insieme il movimento 1, ovvero il primo movimento delle braccia, con il movimento 8, l'ultimo movimento delle gambe. Avete 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Il movimento è questo. Dai, facciamone 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ok, benissimo. Andiamo avanti. Facciamo il movimento 4 con il movimento 5. 5 secondi. 4, 3, 2, 1. Movimento 4 con movimento 5. 1. 3. Sempre 10, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Perfetto. Vediamo il movimento 3 con il movimento 2, scusate, 6. Ci siete? 3 secondi. 2, 1 ed è questo. Sempre 10, eh? Movimento 1 con movimento 7, dai, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 10. Movimento 2 con movimento 8. Dai, 5, 4, 3, 2, 1, vai. Movimento 6 con movimento 1. Vai. Movimento 4 con movimento
Mi auguro di sì, che la vostra concentrazione sia comunque ancora bella alta, perché adesso dobbiamo imparare la nostra sequenza. Io la faccio come se fossi allo specchio, ok? Quindi, piedi belli paralleli, schiene belle allungate, spalle basse, dita intrecciate. Questa è la posizione 0. Posizione 1, stirarsi, abbasso bene le spalle, stringo bene i glutei, allungo la mia colonna. Posizione 2, il braccio destro si allunga nel giunco, tutto il peso bene sul piede sinistro, tiro e allungo questa mano e questo piede che rimane appoggiato solo con l'alluce. Piedi ritornano paralleli nella posizione 3, tiro bene il capo, rilasso le spalle, allungo bene la mia colonna, tengo stretta la pancia e il sedere. Posizione 4, il braccio sinistro si allunga nel giunco, tira bene, si allunga bene verso l'alto, appoggio bene l'alluce. Tiro bene, devo sentire tutta questa parte bene in allungamento. Piedi ritornano paralleli, tiro bene il capo, abbasso le spalle, stringo bene la pancia e il sedere, allungo bene la colonna. Apertura. Prigioniero. Equilibrio destro. Allungo bene, tengo. Se faccio fatica a stare in equilibrio, appoggio appena 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 la luce a terra. Stringo bene la pancia. E scendo bene nella meta. Piego bene la gamba dietro, La posizione è questa, gamba dietro piegata, gamba avanti tesa. Se non arrivo con le mani ai piedi, arriverò al ginocchio, Va bene lo stesso. Equilibrio sinistro. Mi allungo bene sempre, E meta sinistra, mani o al ginocchio o al piede dove arrivo. Apertura bene. E chiudo nell'abbraccio. Le mani cercano le scapole, la schiena si fa bella rotonda, giù bene il mento. Ok, le posizioni sono queste. Adesso le rivediamo con i numeri un po' più rapidamente, Così dovremmo esserci. 0, 1, stirarsi bene. 2, il braccio destro si allunga nel giunco. 3, tiro bene il capo. 4, il braccio sinistro si allunga. 5, tiro bene il capo. 6, apertura. 7, prigioniero, 8, equilibrio destro, 9, meta, 10, equilibrio sinistro, 11, meta, 12, apertura, 13, abbraccio. E voilà. Ok? Pronti? 0, 1, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12 e 15. Ok, ci siamo? Iniziamo a memorizzarla? L'ultima volta, ve la facciamo? Poi dobbiamo fare solo i numeri dispari, quindi state concentrati. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok? Siete pronti? Allora, numeri pari solamente. Quindi dispari li pensiamo e non li facciamo. Facciamo i pari. Ok? Quindi 0. L'1 lo pensiamo e non lo facciamo. Facciamo il 2 che è 5 secondi, 4, 3, 2, 1. Giunco. Il 3 non lo facciamo. Facciamo il 4 che è, dai ragazzi che dovrebbe venirvi di istinto, è il giunco dall'altra parte. Il 5 non lo facciamo, facciamo il 6 che è, oh, l'apertura o uomo di Leonardo. 7 lo pensiamo e non lo facciamo, facciamo l'8 che è un bel equilibrio. Il 9 non lo facciamo, facciamo il 10 che è il gemello di questo, quindi sollevo il sinistro. L'11 no, il 12, e il 12 è di nuovo apertura, giusto? Bene, adesso proviamo a fare i numeri dispari, quindi siamo qua, 0, 1, e l'1 abbiamo detto che è stirarsi, il 2 lo pensiamo, non lo facciamo, facciamo il 3, che è, dai, 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 tiro il capo, il 4 non lo facciamo, facciamo il 5, che è il gemello di questo, dall'altra parte, il 6, non lo facciamo, ma facciamo il 7, che è il prigioniero. 8 non lo facciamo, ma facciamo il 9. Il 9 è la meta a destra. Il 10 non lo facciamo, facciamo l'11. L'11 è il gemello, quindi meta a sinistra. Il 12 non lo facciamo, facciamo il 13, che è un bel abbraccio. 8. Pari, dispari. Adesso facciamo la nostra sequenza tutta andando in avanti e tutta andando all'indietro, per cui dal 13 allo 0. Pronti? Dai, siamo a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sciolgo e riparto, 13, 12, dai, fate prima voi, e eccolo qua, 11, vai, prima voi, meta sinistra,
10 e su, equilibrio sinistro, 9 e vado giù, a destra, 8 e vado su, 7, 6, 5, 4 e mi allungo, 3, cos'è? 2, giunco destro, 1, e 0. Mi auguro che ne abbiate fatti giusti un po', eh. Adesso sparo qualche numero a caso, pronti? Dai. 13. Il 13 è rullo di tamburi. Abbraccio. Bene. Facciamo il numero 3. Facciamo il numero 6. Dai. Il numero 6 è questo. Facciamo il numero 9. Metà destra. Facciamo il numero 2. 2. Il numero 2, eh? Ci siete? E questo. Giungo col braccio destro. Bene, l'ultima richiesta. Facciamo il numero 13. Così ci salutiamo con un bel abbraccio. Ciao a tutti!